variabile amministrativa e finanziaria sia la base su cui partire per poi eventualmente andare a fare altre pianificazioni, altre strategie. Ne stavamo parlando anche durante la pillola sull'open innovation, in cui si parla di investimenti in innovazione, ma chiaramente senza avere la variabile amministrativa o finanziaria in mano, si fa fatica anche a fare valutazioni di questo tipo, perché sono comunque valutazioni che vanno almeno al medio periodo, no? Sì, anche perché io ho visto aziende che senza visione, quelle che hanno molta disponibilità non fanno investimenti perché hanno paura lo stesso, cioè la paura dipende dalla mancanza di conoscenza, no? E quindi pur avendo la situazione solida non investi perché non sai fare due o tre previsioni. Per contro, anche chi ha poca disponibilità, alla fine se sa far di conto, gli investimenti li fa, e come? Anzi, in questo periodo è il periodo migliore. Allora, sono le 18:59, ma tu veramente vedi in questo momento? Noi non vediamo gli ingressi, no? Non li vediamo, io e Sì, Fabio. dovreste vedere nella sezione Ah, partecipanti. 32, scusa, adesso ho visto. Quindi. Quindi adesso pian piano arriveranno, ma noi io direi che possiamo partire. Luca, ho attivato la registrazione in modo che resti nella storia digitale almeno questo nostro incontro. E ringrazio tutti gli spettatori che sono presenti questa sera. Oggi siamo al quarto incontro di Competenze Pillole, questo ciclo di seminari che è stato studiato e ideato da gli imprenditori che rappresentano le imprese nostre associate, che hanno individuato delle aree tematiche e delle tematiche specifiche che possono essere importanti, che sono fondamentali in questo momento, in questo particolare momento storico. Oggi è il primo appuntamento, è il quarto, dicevo, ma è il primo appuntamento sul tema amministrazione, finanze e controllo. Parleremo di stress test finanziario. Siamo qui con Luca Alberghina, che è direttore tecnico di Modula SRL. Luca è un esperto di economia aziendale e da anni al fianco delle aziende per aiutarle a individuare e interpretare le variabili finanziarie e amministrative. La cosa bella è che Luca, con la sua esperienza, è riuscito a intavolare e ideare un modello che sia alla portata di tutti. Quando me ne parlava, io che non sono proprio avvezza ai numeri, non so se qui c'è qualcun altro come me che a volte litiga con i numeri, sapere che c'è un modello semplice e comprensibile a tutti, mi ha dato un certo sollievo, insomma. Quindi adesso Luca ci presenterà questo modello interpretativo da lui ideato. Lo aiuterà la testimonianza di Fabio Crosato, che ha avuto modo di lavorare a fianco di Luca, e ha beneficiato della sua esperienza. Fabio si occupa di strategie di marketing all'interno della sua azienda, 3CF di Treviso, del settore INOX. Quindi io ringrazio anche i nostri relatori di essere qui stasera e lascio la parola a Luca. Ciao Luca, grazie. Grazie Selena, allora saluto tutti, buonasera. E allora io vi illustrerò appunto quello che può essere un percorso per riuscire a fare delle valutazioni di natura finanziaria che ci permettano poi di poter procedere anche in momenti di incertezza nel prendere le giuste decisioni in azienda con una serenità maggiore. Quindi adesso vado subito a condividervi vediamo. Che ripartiamo, ecco qua. Eccoci qua. Allora, parliamo di variabili da analizzare durante l'incertezza e in particolare parliamo di stress finanziario. Quindi il tema del mio intervento sarà quello un po' di farvi vedere come bisogna organizzare un po' i numeri all'interno dell'azienda per riuscire a ottenere da un modello di simulazione quello che sono un po' le risposte
azioni che abbiamo bisogno di intraprendere per mandare avanti appunto l'attività aziendale. E partirei, vabbè, Selena mi ha già presentato, quindi un po' la mia esperienza è quella di consulente di direzione e da circa 15 anni seguo le aziende del territorio e abbiamo sempre iniziato un percorso di conoscenza della realtà aziendale attraverso i numeri per cercare di seguire appunto tutte le fasi dell'azienda, compreso quelle legate appunto ai periodi di incertezza. Quello che stiamo affrontando nel 2020 non è il primo momento di incertezza nella vita aziendale, ricorrono spesso questi periodi dove le condizioni ambientali sono anche difficili da prevedere. E quindi cos'è che bisogna fare? Bisogna dotarsi di una serie di strumenti, anche semplici, per poter verificare cosa succede al variare delle condizioni in cui siamo abituati. Per esempio, quest'anno, il 2020, il grosso tema è stato quello della riduzione del volume d'affari che è avvenuto a cavallo tra il primo e il secondo trimestre. Quindi molte aziende si sono trovate ad utilizzare ciò che erano prima modelli di simulazione, ma che sono diventati modelli necessari per poter affrontare appunto questo calo di fatturato. Adesso quello che vi propongo, poi questo materiale, come diceva Selena, vi sarà messo a disposizione. In questa slide che appare piena di informazioni, vuole essere un po' un elenco di tutto quello che sono gli strumenti a disposizione di un'azienda, no? E la cosa che vi proporrò di fare poi è quello di, scorrendo queste liste, poter anche fare una vostra autovalutazione per vedere appunto quali sono gli strumenti che avete a disposizione in azienda e quelli che non avete a disposizione o che magari, o quelli anche che non, magari non conoscete. Ecco, questa è una lista di tutto ciò che un'azienda dovrebbe avere per poter avere una serenità nella sua valutazione. Faccio un esempio. In quello che riusciamo a vedere, per esempio, nella parte di strumenti generali, il conto economico rappresenta uno degli strumenti principali di analisi dell'azienda. Lo stesso vale per quello che potrebbe essere uno stato patrimoniale, oppure andando sulla destra, quello che possono essere una corretta interpretazione delle statistiche di vendita. Questa slide vuole appunto essere una lista esaustiva anche per potervi permettere di fare un'autovalutazione appunto del vostro modello di controllo. Questo appunto perché la comprensione cioè la qualità di un sistema di controllo poi ci permette di affrontare con serenità i momenti in cui appunto abbiamo una situazione congiunturale differente da quella che ci aspettiamo o, come in questo caso, una riduzione evidente del volume d'affari. Quindi partiamo subito con alcune definizioni, no? Perché parlare di stress finanziario è una cosa che può sembrare semplice, ma va comunque inquadrata con alcune definizioni. Appunto, cos'è l'incertezza? L'incertezza è chiaro che tutte le aziende affrontano quotidianamente una situazione, vivono in uno stato di conoscenza limitata, nel senso che non sappiamo mai quello che può accadere in futuro. E di fatto, quando io con le aziende che seguo incominciamo ad affrontare il tema del budget, della previsione di vendita, molte volte mi trovo nella situazione di dover quasi convincere le aziende dell'importanza di fare una previsione. Appunto perché la previsione è quella situazione, è il primo allenamento che un imprenditore deve fare, cioè deve porsi degli obiettivi che possono essere di volume d'affari, di andamento del consumo dei materiali, del costo della produzione, proprio per misurare e apprendere dalla sua stessa previsione la capacità che ha di interpretare la realtà che lo circonda. Quindi lo stato di incertezza è una situazione normale per l'azienda, quindi non bisogna temere il fatto di non sapere cosa accadrà in futuro. A questo punto, quello che ci viene in aiuto è la misura di questa incertezza, cioè noi dobbiamo poter sempre valutare quali sono i possibili scenari in cui ci andremo a trovare. Quando facciamo un piano, un budget, una previsione, noi di solito dobbiamo poter prevedere alcuni scenari. Ci sarà quello desiderato, l'andamento magari al di sopra delle nostre aspettative, quindi
una crescita dell'azienda molto alta, oppure anche uno scenario che si può verificare, che è quello di riduzione del fatturato. Per cui in realtà, di fronte a una situazione di incertezza, quello che dobbiamo fare è saper valutare la nostra azienda al variare di quello che saranno un po' gli eventi che si andranno a manifestare. A questo punto è molto importante poi avere un sistema che possa valutare, che possa calcolare quali sono le variabili su cui hanno effetto appunto questi cambiamenti. Facciamo un esempio: nel caso di una riduzione del fatturato, un primo rischio è quello della riduzione della liquidità. Quindi quello che dobbiamo fare è comprendere che di fronte a situazioni di incertezza si possono ipotizzare alcuni scenari che hanno un effetto sulle nostre grandezze principali, che adesso vedremo appunto quali saranno queste grandezze. E dobbiamo essere capaci anche di misurarne l'entità. Vi faccio un esempio: nel caso di riduzione del fatturato del 20%, con molte aziende si è stimato qual era il fabbisogno finanziario, come operare correttamente nel caso in cui quest'anno si sono, per esempio, si è presentata l'occasione quello di rimandare i mutui. Quindi il discorso del rimando la rata del mutuo, se nel mio scenario ne ho bisogno o meno. Quindi quello che si è fatto in questi mesi non è stato altro che ipotizzare dei scenari, scegliere quali erano le grandezze a rischio e misurare gli effetti di questi, appunto, di queste simulazioni, cioè quindi il fabbisogno di liquidità o meno che la situazione che si è verificata stava andando a creare. Allora, parliamo subito di cos'è uno stress test. Allora, uno stress test che lo possiamo riassumere come un esercizio di simulazione, dove noi, attraverso un modello semplice, quello che ho usato in questi ultimi mesi, è anche stato un foglio elettronico, dove poter scegliere alcune delle variabili, come potevano essere le previsioni di vendita, per esempio, il costo del personale, l'andamento dell'incidenza dei consumi di materie prime, dove si potessero appunto introdurre delle previsioni, inserendole in questo modello di simulazione, poter analizzare quelle che io ritengo siano le quattro variabili fondamentali da tenere sotto controllo. Quindi un modello di simulazione cosa fa? Vengono definiti gli scenari, vengono introdotte delle previsioni per ciascuno scenario, quindi avremo uno scenario dove abbiamo le previsioni di vendita di un certo tipo, il costo del personale, l'incidenza dei consumi, per non parlare anche della produttività, cioè rispetto al fatturato, di quante ore di lavoro avrò bisogno. Ecco, quindi popolando il sistema con le variabili più importanti, riusciamo a verificare immediatamente nel corso del tempo come si muoveranno le misure più importanti dal punto di vista finanziario. Ecco, io nei miei modelli di simulazione tendo a concentrarmi su poche variabili, cioè le variabili fondamentali dell'azienda devono essere tre o quattro da inserire e poi poter verificare e cambiare di esse come varieranno le nostre grandezze finanziarie. La prima grandezza, che è la più importante, diciamo, dal punto di vista dell'analisi, è l'EBITDA. Cos'è l'EBITDA? L'EBITDA in azienda, come potete vedere a destra, vi propongo il prospetto di riclassificazione dell'EBITDA. L'EBITDA praticamente esprime quella capacità che ha la gestione operativa dell'azienda di creare cassa. Di fatto, comprende tutti i ricavi e tutti i costi legati al fenomeno finanziario, quindi esclude gli ammortamenti e svalutazione. Molti di voi conosceranno questo indicatore, ma appunto in questa slide potete vedere anche come è calcolato, e se avete dei dubbi o delle perplessità, possiamo anche confrontarci. Perché molti tendono, per esempio, a confondere o comunque a rendere molto simili quello che è il margine operativo lordo dall'EBITDA. Quindi nella mia esperienza preferisco avere un EBITDA estremamente che rappresenti più possibile la capacità finanziaria delle aziende. Quindi, oltre ai costi delle materie prime, dei servizi e del personale, tendo a togliere dal margine operativo lordo anche gli affitti, leasing e noleggi.
che appunto sono, assieme agli ammortamenti e svalutazioni, quello che riguardano le scelte, che riguarda le scelte dell'imprenditore sui suoi investimenti. Quindi l'EBITDA è quella misura aziendale che corrisponde grosso modo alla capacità dell'azienda di produrre ricchezza monetaria dal suo conto economico. Quindi è la capacità della mia gestione di produrre liquidità. Ed è un valore che è molto simile per certi versi a quello che può essere il flusso di cassa producibile dalla gestione appunto operativa. Di fatto sono esclusi i costi non monetari e le altre gestioni che nulla hanno a che fare con la gestione operativa, quindi la gestione finanziaria, patrimoniale e straordinaria. E quindi l'EBITDA rappresenta il primo tassello, cioè la capacità in valore assoluto e anche in percentuale se rapportata al valore della produzione dell'azienda di generare un flusso di cassa. Questo quindi cosa comporta? Che nei modelli di simulazione l'EBITDA è una delle variabili più importanti da analizzare. La seconda variabile è quella della disponibilità liquida. Allora, cosa si intende per disponibilità liquida? In azienda la disponibilità liquida è effettivamente quello che all'istante di misurazione l'imprenditore può e ha disponibile nel conto corrente. Questo cosa vuol dire? Che il saldo che consideriamo non è solo il saldo di conto corrente, ma anche eventualmente tutti i fidi disponibili, siano essi di cassa o anche generati dal fatto che si sono presentati anche degli effetti. Quindi la disponibilità di liquidità è un'altra grandezza molto importante, perché rappresenta appunto il saldo da cui partire nei modelli di simulazione. Se l'azienda non ha la disponibilità di liquidità nel momento in cui serve, va, diciamo, in sofferenza, cioè nel senso che ha bisogno appunto di ricorrere a fonti di finanziamento. Quindi la disponibilità liquida, che non è appunto il saldo dei conti bancari, ma anche appunto comprendendo anche la fiducia, diciamo che rappresenta il saldo da cui partire per un qualsiasi esercizio di simulazione del fabbisogno di cassa. Il terzo elemento da tenere sotto controllo è la posizione finanziaria netta. La posizione finanziaria netta non rappresenta il saldo appunto della disponibilità che abbiamo per poter effettuare un pagamento, ma rappresenta il saldo di tutte le nostre attività e passività che abbiamo nei confronti dei sistemi, in particolare del sistema bancario. E quindi rappresenta il nostro saldo, che nel caso di un'azienda, che abbia conti correnti positivi, conti correnti negativi, indebitamento, rappresenta il saldo, del finanziario nei confronti dei terzi. Quindi rappresenta in sintesi il livello di indebitamento dell'azienda. La posizione finanziaria netta è molto importante perché rapportata al fatturato o all'EBITDA ci dà degli indicatori molto importanti. Quando lo raffrontiamo rispetto all'EBITDA, l'EBITDA che rappresenta la fonte di liquidità, si riesce a fare un rapporto tra la fonte di liquidità dell'azienda e l'ammontare dei debiti. Se invece confrontato con il patrimonio netto, ci dà un altro indicatore che è quello del livello di indebitamento che l'azienda rispetta ai suoi mezzi propri. Quindi da tenere sotto controllo la posizione finanziaria netta, è una buona abitudine delle aziende comunque misurarla, se non mensilmente, settimanalmente, proprio per sapere in ogni istante quant'è il nostro livello di rapporto con i nostri finanziatori. Quindi da tenere molto distinto con la disponibilità, perché la disponibilità è quanto posso spendere oggi. La posizione finanziaria netta comprende, oltre alla disponibilità liquida, anche tutti i debiti che ho in questo momento da restituire. Quindi è il saldo di tutte le partite che l'azienda ha verso i finanziatori. E anche qui In questa slide vi ho presentato un po' quello che è lo schema di calcolo della posizione finanziaria netta. Quindi abbiamo la liquidità, come dicevo prima, i debiti verso le banche a breve e i debiti verso le banche a lungo. Per completezza, nelle altre lettere potete vedere anche le altre forme di crediti e debiti finanziari che rappresentano nel suo complesso la posizione finanziaria netta. Il quarto elemento da tenere sotto controllo
la quarta variabile, è l'indebitamento, l'indice di indebitamento. Qui ho presentato uno stato patrimoniale molto semplificato, allo scopo di mostrarvi questo indicatore. Questo indicatore rappresenta il rapporto che l'azienda ha tra capitale proprio e capitale di terzi. Il rapporto di indebitamento nella letteratura economico-finanziaria si tendeva in passato a dare delle misure, no, per settore, ma quanto è il mio indebitamento è corretto? Il mio indebitamento è 3, ma sono troppo indebitato, è 5, quindi la misura in assoluto. Per l'esperienza che mi sono fatto, in realtà, il rapporto di indebitamento, quando vado a misurarlo la prima volta in azienda, rappresenta anche quello che è un po' la propensione dell'imprenditore al rischio. Quindi se la misura, che può essere 1, 2, 3, viene concordata con l'imprenditore, si cerca nel suo percorso di crescita quello di mantenere una costanza di rapporto. Questo perché rappresenta appunto la propensione anche dell'individuo di gestire una propria azienda con il ricorso ai mezzi di terzi. Quindi quello che cerco di mantenere nei miei modelli è una costanza di rapporto di indebitamento. Questo proprio perché fa sì che la struttura finanziaria abbia nel tempo una certa stabilità. Ecco che quindi, incrociando questi quattro indicatori, cioè la disponibilità che l'azienda ha per far fronte agli impegni correnti, che sarebbe la disponibilità liquida, la sua posizione finanziaria netta, cioè il saldo, come è costruito il saldo dell'indebitamento, il suo rapporto con i mezzi propri, e quindi il rapporto di struttura finanziaria, e l'EBITDA, che rappresenta invece la fonte da cui attingere la liquidità, rappresentano un quadro completo per poter misurare nel tempo la nostra situazione finanziaria. Allora, a questo punto, una volta individuate quali sono le variabili, cioè nei nostri modelli di simulazione, noi tendiamo quindi a inserire delle nostre previsioni. In particolare, nell'ultimo esempio che ho affrontato, avevo inserito la previsione delle vendite, l'incidenza dei consumi dei materiali, avevo inserito anche la produttività della manodopera diretta, alcuni investimenti, e su queste misure che abbiamo inserito venivano appunto caricate e utilizzate in tre scenari. Quello che si cerca di fare quindi è una valutazione di cosa accadrà nel tempo alle nostre variabili finanziarie in tre ipotesi diverse. Le ipotesi che di solito prendiamo in considerazione sono il caso, diciamo, il caso base, il caso di partenza, cioè la situazione normale dell'azienda, cioè se l'azienda ha questo percorso di crescita, se l'azienda con le sue incidenze dei consumi, con il suo costo del personale, nel caso base cosa avviene nell'EBITDA nel tempo? E cosa avviene appunto nell'indebitamento e nelle altre variabili. Di fatto il base case è quello che riguarda il nostro piano industriale. Quando facciamo in azienda un piano, noi abbiamo la nostra versione del piano, cioè il piano che rappresenta, diciamo, la guida, il percorso che l'impresa intende compiere nei prossimi 3 anni. E a questo punto è molto importante puoi fare una valutazione di questo tipo, cioè proporre anche un caso, quello chiamato il best case, cioè il caso dove la situazione, diciamo, è migliorativa, cioè il nostro caso dove le nostre previsioni si muovono in senso positivo al di là delle nostre aspettative. Quindi anche per vedere un po' l'azienda come reagisce a una crescita magari meno prudente di quella indicata nel piano. È fondamentale poi quello che viene chiamato il worst case, cioè lo stress test, cioè ipotizziamo una situazione che è peggiorativa rispetto alla versione di base, no? Che abbia volumi o prezzi di vendita al di sotto degli scenari che abbiamo previsto, magari che capiti un aumento delle materie prime, ciò cioè avvengano quelle cose che noi non ci auguriamo. Quindi è molto fondamentale, molto importante quando si affronta il tema della scenarizzazione dal punto di vista finanziario, avere sempre in mente quali sono le cose che temiamo. Negli ultimi anni, diciamo che anche quest'anno abbiamo avuto due casi fondamentali. Oltre all'aspetto della riduzione del fatturato,
molte materie prime sono anche aumentate, quindi anche quello era previsto nel worst case, no? Un aumento appunto della materia prima. Questo ci ha permesso, grazie alla scenarizzazione, ci ha permesso di sapere prima quali sarebbero stati gli effetti di una situazione appunto di incertezza dove le variabili giravano in senso sfavorevole all'azienda. Ed è appunto nel caso peggiore che noi ci rendiamo conto di qual è la capacità dell'azienda di vedere la situazione che potrebbe verificarsi e immaginare prima le azioni necessarie. Quindi, quando si presentano poi i risultati di questi modelli di simulazione, noi mettiamo a confronto le nostre variabili finanziarie nei dei tre scenari, quindi riusciamo a vedere esattamente di quanto cambia la nostra disponibilità o se va in negativo, di quanto si modifica il nostro EBITDA, come si modifica l'indebitamento e quale sarà la situazione della nostra posizione finanziaria netta alla fine del periodo considerato. Quindi mostro un po' quello che è un po' il cruscotto che stiamo utilizzando nelle aziende per poter tenere sotto controllo queste grandezze. Come potete vedere, in alto a sinistra abbiamo le variabili in caricamento. Come vi dicevo, le variabili sono molto poche. È necessario cercare di inserire meno variabili possibili per non rendere il modello molto complesso. In questo caso, vendite. Vedete, c'è un fatturato che è da 2 milioni. Passa a 2 milioni e 6 nel 2024. Il consumo di materie è costante, il costo del lavoro diviso tra operai e impiegati. In questo momento l'azienda, rispetto al 19, pensa di riuscire a ottenere 2 milioni e 6 non facendo variazioni strutturali nel personale, quindi riuscendo a produrre un valore sul mercato di 2 milioni e 6 senza fare particolarmente incrementi di costo. E questo reca il piano di base. Come potete vedere, nel piano di base, nell'riepilogo abbiamo lo sviluppo di una serie delle nostre variabili, anche rappresentate graficamente. Quindi vedremo come l'EBITDA in valore assoluto crescerà, l'indebitamento avrà questa riduzione, la disponibilità liquida crescerà e la nostra posizione finanziaria netta passerà da negativa a positivo. È chiaro che questo è un esempio, i numeri sono stati modificati per non far vedere situazioni reali, ma vi assicuro che questo strumento così semplice permette di affrontare anche situazioni molto complicate, dove per esempio la disponibilità liquida potrebbe andare in negativo, dove l'indebitamento potrebbe raggiungere delle soglie particolarmente alte. Di fatto, se noi vediamo lo stesso modello sul worst case, vedete come l'indebitamento incomincia ad assumere un altro tipo di andamento. E questo è uno scenario dove è stato ipotizzato un andamento delle vendite lineare, cioè lo stesso scenario di prima, solo senza crescite. E quindi le variabili si sono mosse in questo senso: l'indebitamento è andato su, la disponibilità liquida è diminuita, EBITDA costante e la posizione finanziaria netta ha assunto una crescita, diciamo, molto più contenuta. Quindi è molto importante poter avere a disposizione degli strumenti di simulazione, perché vi assicuro che questi strumenti vengono aggiornati continuamente, cioè quando si è in fase di decisione si arriva ad avere una continua modifica degli scenari, perché nel frattempo si cercano anche le soluzioni. Quindi si incomincia a ragionare e a costruire appunto quella visione critica della propria azienda per poter affrontare le situazioni di incertezza, che non vuol dire eliminarle, cioè l'incertezza non la eliminerete mai, cioè è insita nell'azienda, nella vita dell'azienda, ma questo nasconde anche delle opportunità, l'incertezza. Quello che bisogna non farsi mancare appunto è un minimo di esercizio di simulazione, quindi non bisogna avere paura di prevedere il fatturato, perché con questi, diciamo, giochini matematici voi potete ipotizzare cosa succede se la mia attività subisce una riduzione del 5%, del 10%, potete fare tutta una serie di simulazioni in modo tale che diventi anche per voi si riesca a costruire quella capacità
di vedere che cosa succede all'avverarsi di un evento e quindi essere preparati anche a dover far fronte, nell'ipotesi peggiore, a un manco di liquidità di 200.000 euro e prevedere subito una forma di finanziamento. Anche perché poi, quando si va sul mercato finanziario, è molto importante presentare questi esercizi di simulazione perché aiutano entrambe le parti. Quindi alla fine i modelli di simulazione finiscono in un business plan, appunto come allegato tecnico. Tutti i business plan alla fine presentano un quadro di riferimento finanziario che permetta anche al finanziatore di valutare che cosa succede nello scenario peggiore. Quindi lo scenario peggiore, diciamo, chiamato appunto stress test, ci dà un po' l'ordine di grandezza e la tenuta finanziaria dell'idea di impresa, che abbiamo in mente, no? Facciamo un esempio di scenarizzazione. Questo è un esempio dove abbiamo nel fare i tre casi, il caso base prevedeva una crescita di fatturato molto importante, l'investimento in un nuovo stabilimento e quindi con tutto quello che erano anche i costi di aumento del personale, aumento delle spese commerciali, aumento di altri costi. Quindi lo scenario di base era proprio l'inizio di un percorso di crescita, di un nuovo ciclo di investimento. Poi si è fatto uno scenario un po' più prudenziale, cioè l'azienda ha ammesso una crescita del fatturato pari al settore e questo è anche un altro uso che conviene fare, cioè si misura anche un po' la nostra azienda, cosa succede se dovesse crescere con le medie di settore, ma mantenendo tutte le altre scelte, quindi una diminuzione rispetto allo scenario 1, minor fatturato, ma con le stesse, diciamo, con gli stessi costi. Dopodiché è stato appunto previsto invece il fatturato stabile, cioè non cresco ma continuo a fare l'investimento. Quello che è successo invece nel 2020, non ci siamo trovati in nessuno di questi casi, perché in realtà siamo andati appunto a fare una decrescita del fatturato. Ma in questo caso, nel momento in cui si è manifestato quel rischio e si è anche misurato, è stato solo e bastato aggiornare questo caso, aggiungere un po' quello che stava accadendo e vedere come ci saremmo comportati. E quindi le decisioni sono state quelle di magari posticipare l'investimento di 6 mesi, farlo parziale, proprio per farci trovare anche pronti quando alla riapertura, di fatto poi l'azienda ha ricominciato a prendere fiducia e a riacquisire lentamente i volumi dell'anno precedente. Ma intanto l'investimento comunque è partito e questo era un qualcosa di necessario, se no oggi l'azienda si troverebbe con gli stessi problemi che aveva prima, con 2 anni di ritardo. Invece si presenterà nel 2021 con la giusta capacità produttiva. Ma adesso volevo può coinvolgere Fabio, con cui abbiamo un rapporto di collaborazione ormai di lunga data, possiamo dire, Fabio, no? Quasi un anno e mezzo. E con Fabio abbiamo iniziato un percorso appunto di controllo di gestione, proprio perché le aziende hanno bisogno di poter sostenere quello che è l'idea imprenditoriale con il supporto di quello che sono appunto strumenti di misurazione. Ecco, quindi Fabio, se vuoi un po' raccontarci la tua esperienza a riguardo. Certamente, allora buonasera a tutti innanzitutto e grazie Luca per la parola. Allora, faccio una piccola introduzione dicendo chi è 3CF, ovvero l'azienda per cui lavoro. 3CF è una realtà che esiste nel mercato da più di 35 anni e si occupa della produzione di impianti come serbatoi, tubazioni e quant'altro in acciaio inox per settori come vino, olio, tabacchi, food and beverage oppure anche per il settore chimico. Diciamo il nostro core business, però comunque rimane il vino. Siamo entrati in contatto con Luca circa ormai un annetto e qualche mese fa, forse l'ottobre, quello precedente del 2019, se non erro, e con un obiettivo ben preciso. Allora, noi diciamo innanzitutto, come probabilmente, come insegna la letteratura, come la gran parte delle PMI, eravamo caratterizzati magari da una mancanza di visione completamente strategica, una visione strategica mancante dovuta al fatto che, come spiegava Luca nelle slide precedenti, vivevamo
e ancora adesso parzialmente, viviamo in un'ottica di incertezza, cioè non conosciamo quelle variabili endogene e esogene che possono influenzare il conto economico e lo stato patrimoniale della nostra azienda. Per tale motivo abbiamo voluto cominciare questo progetto di creazione di un piano gestionale, diciamo, che permettesse attraverso un'analisi finanziaria e un'analisi economica di far prevedere i nostri risultati futuri e quindi queste permetterci poi conseguentemente di prendere delle decisioni strategiche specifiche, come ad esempio ampliare il fabbricato, oppure comprare determinati veicoli, decidere quando soprattutto effettuare questi acquisti. Per fare questo, quindi, abbiamo iniziato un progetto sotto due fronti. Per poter determinare le variabili esterne, abbiamo cominciato a effettuare un benchmark sulle aziende, determinare una mappa di posizionamento. Abbiamo cominciato anche a comprendere i mercati esteri, quindi abbiamo cercato di considerare tutto ciò che potesse influenzare la nostra azienda all'esterno. Per quanto riguarda invece l'interno, se puoi andare avanti per favore Luca con la slide, grazie. Per quanto riguarda l'interno, invece, noi abbiamo cercato di trasformare quell'insieme di dati che erano onnipresenti in azienda in informazioni. Come? Allora, diciamo innanzitutto che la nostra azienda dipende molto dalle commesse, perché noi realizziamo tutto esclusivamente su misura. Quindi avevamo bisogno innanzitutto di mappare tutti i processi all'interno della società in cui si muovevano le suddette informazioni, che potevano essere di ogni tipo, dall'acquisto, dal singolo materiale, dallo spostamento della merce. Insomma, veramente ogni singola informazione noi necessitavamo di saperla. Perché? Facciamo un esempio banale. Se, come diceva Luca, cambia il valore, il prezzo di una materia prima e noi abbiamo acquisito un progetto nel 2019 e lo produciamo nel 2020, dobbiamo poter monitorare in maniera costante la variazione di prezzo che i prodotti compongono questa commessa, quindi anche la variazione di marginalità che può comportare. E quindi da questa, diciamo, mappatura all'interno di tutti i dati all'interno della società, siamo poi passati alla realizzazione e installazione all'interno dell'azienda, appunto, di un sistema capace di monitorare tali informazioni. E questa ci è servita per poter monitorare, appunto, l'evoluzione delle commesse, il loro stato avanzamento lavori, capire se erano bloccate, capire quindi quando potevano essere fatturate, prevedere quindi anche tutto il flusso del ciclo finanziario, non solo economico. Tutto questo ci permette anche, ed esclusivamente, anzi direi, di progettare tutti quegli investimenti che noi per anni magari abbiamo rimandato, non sapevamo come fare, non sapevamo quando fare. Diciamo inoltre innanzitutto che questo è un progetto che è ancora in fase di costruzione, ma che comunque ci sta permettendo di vedere come le commesse si sono evolute nel corso del tempo e anche di comprendere veramente qual è stata l'utile oppure anche la perdita di determinate commesse, perché magari ci sono delle scelte strategiche commerciali dietro quando viene, diciamo, una commessa viene presa. Tuttavia l'azienda deve poterlo conoscere e deve poter capire questi dati come poter essere trasformati in informazione per affrontare le sfide future che si mettono davanti, insomma. E con Luca adesso stiamo cercando di mettere a regime in maniera totale questo progetto e cercando di renderlo anche più user-friendly possibile. Quindi stiamo cercando di trasformare questa maschera e renderla anche direttamente comunicante con, ad esempio, la gestione delle ore dei dipendenti, poterla dare in mano a più persone in maniera che i dati riescano anche in maniera più fluida a entrare in questo processo senza appesantire, ma anzi alleggerire l'insieme delle lavorazioni e dei ruoli all'interno della società. E questo è quanto. La nostra esigenza comunque è stata quella di cambiare totalmente l'approccio e la visione, cioè non essere succubi un po' degli eventi, ma di poterli un attimo decidere, quindi poter un attimo gestire tutti quell'insieme di incertezze che nel mondo, come diceva Luca, non possono essere eliminate, ma devono essere gestite e devono essere soprattutto conosciute. E quindi una determinazione, una creazione di un sistema di controllo di questi dati è fondamentale per il raggiungimento di tale obiettivo. Ringrazio Fabio per averci un po' raccontato la sua esperienza. E questa è una situazione che si trova molto spesso in azienda, cioè la necessità di informazioni e il riuscire a far comprendere anche il percorso per poter arrivare ad avere quelle informazioni che ci rendono un po' più sereni dal punto di vista gestionale. Quindi la 3CF azienda per commessa, quindi molto importante capire l'avanzamento commessa, la fatturazione, l'incasso,
perché non bastava avere la situazione economica sotto controllo, ma il ciclo finanziario diventava fondamentale, questo anche per capire un po' le dinamiche. Assolutamente, assolutamente. A questo punto, giusto per chiudere, volevo proporvi una lista di strumenti necessari per poter appunto monitorare le variabili aziendali. Quindi ho preparato, diciamo, alcuni schemi che potete poi consultare nel materiale che vi verrà messo a disposizione, dove ci sono alcuni schemi già pronti all'uso e magari alcuni consigli, no? Quindi rapidamente le 6 cose che bisognerebbe avere in azienda per poter tenere sotto controllo la dinamica finanziaria sono sicuramente gli allegati, poi li mandiamo dopo, Selena, no? Gli allegati. Aspetta, perché vediamo se li riesco a vedere. Vediamo. Sì, dovresti avere, dopo questa slide mi sembra ci siano gli Ah, allegati. ok. Ecco, sono qui gli allegati, Esatto. quindi li scorro velocemente, giusto quindi vi allego alcuni schemi, come potete vedere, già predisposti con dati in simulazione per poter anche. Voi stessi rendervi conto un po' di quello che voglio dire, appunto, alcuni prospetti che possano agevolare la gestione delle variabili finanziarie, quindi flusso di cassa, i rendiconti, stati patrimoniali, conti economici e previsione di vendita. Quindi ci sono un po' degli spunti che potete leggere per casomai, se avete delle curiosità, poi chiedere degli approfondimenti. Certo, grazie Luca, preziosissimi. E rispondiamo pure alla signora Luisa che ci chiede appunto se saranno condivise le slide poi alla fine dell'appuntamento e confermo sì che le slide verranno condivise anche con gli allegati messi a disposizione gentilmente da Luca. In questi ultimi minuti che ci restano, potete eventualmente, se avete delle domande, delle richieste di approfondimenti, scriverli nelle chat domanda e risposta oppure nella chat normale, noi le raccoglieremo e Luca si è reso gentilmente disponibile per rispondere eventualmente e inviarvele con una mail di ringraziamento. Ringrazio anche Fabio perché la sua testimonianza è molto preziosa e concreta. Oggi quando mi confrontavo con Fabio, mi diceva molto umilmente, noi siamo solo all'inizio di questo cammino di padronanza di queste variabili che Luca ci stava esponendo prima, no? E volevo chiedere, ho una curiosità, Luca, tu che sei a contatto con le nostre aziende del territorio, Sì. secondo te qual è il livello di consapevolezza delle nostre aziende su queste variabili e che cosa consiglieresti alle persone che ci stanno ascoltando in questo senso? Ma allora, quello che ho trovato nelle aziende che seguo, o nelle aziende comunque che conosco in maniera indiretta, è che comunque tutte le informazioni sono comunque presenti in azienda. Quindi queste grandezze sono tutte conosciute. Esistono prospetti di cassa, esistono indicatori di natura economico-finanziaria, esistono molte informazioni. Quello che probabilmente è il passaggio che stiamo già facendo con molte aziende, che cerchiamo di fare insieme ad altre aziende, è quello appunto di poter riuscire a far convogliare queste informazioni nel minor numero di strumenti, e strumenti che siano facili da mantenere, perché di solito quello che avviene è l'azienda si genera una serie di informazioni quando accade l'evento negativo, quindi oppure quando abbiamo la necessità di chiedere un finanziamento, e quindi quelle informazioni vengono raccolte in un modello che poi diventa obsoleto e diventa un file Excel che nasce e muore. Quindi quello che serve è soprattutto la continuità nel mantenere queste misure finanziarie e armonizzare gli strumenti. Difatti la difficoltà non è nel costruirli, perché ogni azienda ha la sua area amministrativa, il suo responsabile finanziario, insomma, e quindi le informazioni si sanno e si conoscono. Quello che riusciamo a fare come percorso è quello di rendere queste informazioni più semplici e di uso costante nel tempo. Cioè la costante nel tempo è quella che genera il valore aggiunto. Cioè io devo sempre esercitarmi in questo tipo di analisi, perché devo poter prevedere quello che potrebbe succedere in futuro.
non lavorare solo in situazioni di difesa, cioè bisogna considerare l'aspetto finanziario come una delle cose da mantenere nel tempo e non di attingere quando si verifica l'evento avverso. Certo, grazie Luca. Ma se volessimo dare un arco temporale per un'azienda che sta iniziando questo percorso, come sta facendo 3CF, ad esempio, l'azienda di Fabio, che tra l'altro, se ho ben capito, ha creato questo percorso con te all'interno di un percorso finanziato dai fondi europei, giusto? Qual è, diciamo, la tempistica per impostare un modello che poi possa essere solido nel tempo. Ma guarda, per quanto riguarda il modello finanziario in sé, non ha bisogno di molto tempo e di molte informazioni, perché essendo un modello strettamente finanziario, in realtà non ha bisogno di avere anche un dettaglio di controllo di gestione per prodotto, articolo, commessa. E quindi il modello finanziario va comunque messo a punto anche da subito. È chiaro che in parallelo il conoscere poi le dinamiche che stanno dietro l'EBITDA di carattere aziendale, perché l'EBITDA aziendale non è altro che un dato che abbiamo già a bilancio. Quello che sono gli approfondimenti riguardano come viene generato l'EBITDA, cioè quali sono le linee di business che lo producono o meno. Quindi si entra in un percorso di marginalità, ma sono due percorsi che viaggiano in parallelo. Quindi la presa diretta sui dati di natura finanziaria sono, diciamo, un progetto molto breve nel tempo. Poi leggevo anche uno appunto nella chat, il discorso del modellino in Excel. Ecco, il modellino in Excel, che è molto semplice, è chiaro che rappresenta un facilitatore di misure finanziarie. Ecco, per popolarlo non è neanche molto complicato. Il tema è sapere bene considerare a quel punto le variabili, cioè avere consapevolezza di cosa vuol dire avere un livello di EBITDA o meno a seconda di come si muoveranno alcune caratteristiche del fatturato. Quindi il modello in sé è molto semplice, il modello finanziario, ma che non devi aspettare assolutamente il percorso, diciamo, di natura economica. Bisogna comunque mettere subito in piedi il modello di simulazione e poi, man mano che l'azienda va avanti nel suo percorso di controllo direzionale, affinare la consapevolezza della provenienza dell'EBITDA, se è la linea di prodotto A piuttosto che la linea di prodotto B, ma quelli sono approfondimenti che hanno una cadenza diversa. Quindi direi che la parte finanziaria è quella dove si riesce in poco tempo a mettere in piedi un sistema di controllo, quello assolutamente. Benissimo, grazie Luca. Quindi adesso diciamo che non ci sono più scuse, insomma, basta mettersi in No, cammino no, e dare infatti. questo Quindi dicevo, la percorso. maggior parte delle informazioni sono informazioni conosciute in azienda. Quello che serve è un po' di ordine e magari sfruttare un po' chi magari ha messo a punto con un po' di esperienza un metodo un po' veloce per ottenere comunque il risultato desiderato, che è, secondo me, appunto la serenità nell'affrontare l'incertezza e non eliminarla. È certo, è certo. Grazie mille Luca, grazie tantissimo Grazie a voi. anche a Fabio. Grazie a voi. Ringrazio anche gli spettatori di questa sera. Già qualcuno mi diceva Luca che avrebbe bisogno di un approfondimento con te, ma poi ne parleremo in separata sede. Volevo ricordare a tutti il prossimo appuntamento. A questo proposito ti chiedo Luca se gentilmente puoi interrompere la condivisione così. Mando il link eventualmente per la partecipazione al prossimo evento. E prossimo evento di cosa parleremo? Parleremo invece di vendite, comunicazione, di telemarketing in questo caso. Non so se all'interno di 3CF c'è un ufficio telemarketing. Che dici Fabio? C'è un ufficio telemarketing da voi? Telemarketing? No. No, ecco, allora guarda, il prossimo appuntamento che sarà giovedì si parlerà di telemarketing, ma non come lo conosciamo noi, diciamo anche magari con alcuni stereotipi, ma inteso come marketing attivo, cioè quel marketing che ascolta il cliente, che non vende solamente e che quindi può conoscere e monitorare le esigenze del cliente, anticipare i suoi bisogni e quindi essere sempre pronti a rispondere alle sue esigenze.
e quindi in quel punto il cliente si fidelizza e non ti lascia più. Ma ne parleremo con Rossella di Novatech Group. Vi aspettiamo giovedì, sempre alle 19 su Zoom. Grazie a tutti e arrivederci. Arrivederci, buona serata a tutti. Buona serata.